È l'alba del 22 settembre 2013 e il Parco Nazionale del Gran Paradiso si prepara ad accogliere la manifestazione denominata Around Gran Paradiso e ad essere lo scenario di un'insolita sfida. La manifestazione rientra nelle attività del progetto ITER, Imaginez un transport efficace et responsable, nell'ambito del programma Alcotra Italia-Francia 2007-2013, di cui il Dipartimento Trasporti dell'Assessorato del Turismo, Sport, Commercio e Trasporti della Regione Autonoma Valle d'Aosta è capofila transfrontaliero e Fondation Gran Paradis è ente attuatore. L'iniziativa è stata promossa in collaborazione con la WISP Valle d'Aosta a conclusione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. L'obiettivo è quello di dimostrare come alcuni tragitti siano più velocemente percorribili a piedi anziché in automobile. Per fare ciò è stato individuato il tratto compreso tra le località Pont-Valsavaranche, situata in Valle d'Aosta a 1961 metri, e Ceresole Reale, situata in Piemonte a 1620 metri di altitudine. Alle prime luci del giorno, skyrunners, escursionisti e ovviamente un'automobile si danno appuntamento nel caratteristico paesino alpino valdostano. Tutti accomunati da un solo obiettivo, partecipare ad un'esperienza unica nel suo genere che, indipendentemente dal risultato finale, permetterà a tutti di condividere una splendida giornata insieme, all'insegna dell'allegria, nella cornice del Parco Nazionale del Gran Paradiso. La partenza è imminente. I partecipanti si riuniscono tutti insieme con l'automobile. Fra poco le loro strade si divideranno e ci si rincontrerà nuovamente al traguardo. Chi lo taglierà per primo? Il percorso pedonale si sviluppa all'interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso ed è lungo circa 28 km, con 651 metri di dislivello positivo e 992 metri di dislivello negativo. Il percorso automobilistico, invece, è lungo circa 170 km e si articola lungo l'arteria stradale ed autostradale valdostana e piemontese. A distanziarsi subito dal gruppo, due skyrunners d'eccezione, la valdostana Gloriana Pellissier e la piemontese Raffaella Miravalle. Gloriana ormai un mito rosa del centro sportivo Esercito, Raffaella una guardaparco del Parco Nazionale del Gran Paradiso abituata a confrontarsi sul filo dei secondi sempre con le migliori. A tener compagnia le due atlete, Luca Alladio. Non poteva mancare la figura del guardaparco, che oltre ai suoi compiti quotidiani, è oggi investito del ruolo di spettatore di un'inusuale competizione. Mentre i camminatori sono alle prese con la salita verso il colle del Nivolé, l'automobile sta percorrendo la strada regionale 23 in direzione del capoluogo valdostano, nel rispetto dei limiti imposti dal codice della strada. Nel frattempo alcuni runners hanno raggiunto la Croce della Rolei, uno dei magici belvedere del parco, un balcone sulla Valsavaranche e un tradizionale luogo di sosta. Un lungo e dolcissimo pianoro attende gli escursionisti, consentendo a tutti di riprendere fiato. Il morbido terreno di questo luogo dà sollievo, dopo aver superato la ripida salita alle spalle di Pont Valsavaranche. Gli scenari si aprono quassù, fra le splendide cime della Valle d'Aosta e del Piemonte. Il 22 settembre le vette appaiono già imbiancate dalle prime nevi, che aggiungono fascino al panorama.
L'automobile si è da tempo immessa nella rete autostradale, potendo quindi aumentare notevolmente la velocità. Ce la farà ad arrivare a Ceresole Reale prima degli skyrunners ed escursionisti? Per ciò che concerne i camminatori, il gruppetto di testa è in vista del Colle del Nivolé, situato a 2612 metri, e del rifugio Città di Chivasso, dove è stato allestito un posto di ristoro. Una breve sosta per ricaricare le energie ed ammirare il meraviglioso spettacolo circostante. Il viaggio riprende velocemente. Il tragitto è ancora lungo e non bisogna dimenticare l'obiettivo iniziale: arrivare al traguardo prima dell'automobile. Chissà dove si trova in questo momento. L'automobile ha da poco abbandonato il territorio valdostano, sempre rispettando i limiti di velocità, ed è in procinto di lasciare l'autostrada, uscendo al casello di Ivrea. Il tragitto proseguirà imboccando la strada provinciale di Castellamonte. La scorrevolezza del traffico non sarà più la stessa. Per il trio di testa è giunta l'ora della discesa. Il percorso è intervallato dalla più moderna strada asfaltata e dai resti dell'antica arteria di caccia del re Vittorio Emanuele II. Come sfondo, le imponenti montagne, confine naturale tra Italia e Francia. Alle spalle dei primi, al rifugio Città di Chivasso, arrivano via via gli altri partecipanti, che approfittano della sosta per recuperare le forze. La meta è ancora lontana. Anche per l'ultimo gruppetto di camminatori giunge il momento della sosta. La sagoma del rifugio è ormai a pochi passi. Il gestore li accoglie con una gradita sorpresa, segno della cordialità che accomuna la gente di montagna. È ora di rimettersi in marcia. L'ultimo sforzo verso il traguardo è rappresentato dalla lunga discesa verso Ceresole Reale, attorniati da montagne meravigliose che lasceranno un ricordo nel cuore di tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione Around Gran Paradiso. Il gruppetto di testa ha raggiunto la strada carrozzabile della Valle dell'Orco e si avvia velocemente al traguardo. L'incognita della posizione dell'automobile diretta verso la stessa meta rimane una costante nei pensieri degli skyrunners. Gloriana Pellissier e Raffaella Miravalle hanno definitivamente staccato gli altri concorrenti e lungo il lago di Ceresole aumentano progressivamente il ritmo. Ormai manca davvero poco. Finalmente le due atlete tagliano il traguardo, impiegando un tempo totale di 2 ore e 15 minuti. Hanno vinto la sfida, l'automobile non è ancora arrivata. Un'intervista alle vincitrici è d'obbligo. Subito, così! Fresco, non raccomandata! Ma è andata bene, un bellissima giornata oggi, un bellissimo percorso, un panorama stupendo. E beh, abbiamo fatta in compagnia, quindi una cosa bellissima. Certo, bello anche appunto questa cosa della non competizione fra di voi, ma competizione contro la macchina. Sì, infatti lo dicevamo in discesa, ho detto finalmente una gara non competitiva, che si fa in amicizia e senza
confondersi dall'olio con l'altro, bellissimo. Nel frattempo, l'automobile sta facendo i conti con il traffico lungo la strada, quella della Valle dell'Orco, che permette solo saltuariamente una scorrevolezza regolare. Lassù, invece, tra scenari mozzafiato, tutti i camminatori sono impegnati nella discesa. Sono ancora all'oscuro del fatto che Gloriana e Raffaella sono arrivate al traguardo e hanno vinto la sfida contro l'automobile. Ognuno prosegue con il proprio passo, chi in solitaria e chi a gruppi. La montagna è anche questo, un luogo per fare nuove amicizie. Al traguardo arriva anche il terzo skyrunner. Dell'automobile ancora nessuna traccia. A rallentare ulteriormente la salita dell'auto verso Ceresole Reale c'è anche la Desarpa. Poi via, con le quattro ruote dirette verso la meta, senza ancora sapere che il confronto con gli Skyrunners è stato perso. Finalmente, anche per l'automobile si intravede il traguardo. Il tempo impiegato è di 2 ore e 45 minuti. Ecco le prime impressioni a caldo dell'autista. Abbiamo fatto il nostro percorso, beh, chiaramente rispettando il codice della strada e cercando di consumare il meno possibile. Vengono illustrate in seguito le potenzialità delle automobili ibride, che hanno due motori, uno elettrico e uno a benzina. Questa moderna tecnologia combina valori di emissioni bassissimi, una notevole economia nei consumi, potenza e silenziosità. Molto scaglionati, i runners si succedono al traguardo, dove la responsabile del progetto, Elena Landi, intrattiene il pubblico e raccoglie le impressioni. Uomini e donne di tutte le età, che con la loro partecipazione e il loro entusiasmo sono stati le fondamenta per l'ottima riuscita del progetto. La soddisfazione si legge sui loro volti. Per tutti è stata un'esperienza a 360 gradi. Rapido sguardo alla lista dei partecipanti. Ormai più della metà ha raggiunto il traguardo. Quando la fatica è giunta al termine, ognuno comincia a raccontare questa giornata vissuta tra vette, sentieri e strade nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. La sfida è vinta, l'obiettivo è stato raggiunto. Ecco arrivare le tre amiche. Per loro questa esperienza è un modo per unire la passione per la montagna e la voglia di stare insieme.
L'ultimo gruppetto di camminatori si appresta a tagliare il traguardo. La coppia e l'uomo hanno fatto amicizia passo dopo passo. Gloriana Pellissier e Raffaella Miravalle attendono sportivamente l'arrivo di tutti. Eccoli, sono loro a chiudere Around Gran Paradiso. Un caloroso applauso ha accolto l'arrivo dell'ultima coppia formata dal coordinatore del Dipartimento Trasporti, ingegner Antonio Pollano, e dalla sua compagna che si sono gentilmente prestati a mettersi in gioco. A conclusione della giornata, per illustrare le attività del progetto ITER, è stata indetta una mini conferenza stampa, nella quale sono intervenuti il sindaco di Ceresole Reale, Renzo Bruno Mattier, i responsabili del Dipartimento Trasporti e di Fondation Grand Paradis. E per concludere la giornata, tutti i partecipanti si riuniscono intorno alla macchina. Alcuni di loro possono dire di aver vinto la sfida con l'automobile, gli altri invece di aver partecipato ad un'esperienza unica. Per tutti rimarrà il ricordo di una splendida giornata trascorsa insieme sotto l'occhio vigile del Colle del Nivolé. Oltre all'iniziativa appena raccontata, sono stati organizzati altri due momenti paralleli, anch'essi nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Il confronto è sempre tra i pedoni e un'automobile, il contesto però è quello cittadino. I protagonisti quest'oggi sono Mathieu ed Anna Sofia. Entrambi dovranno raggiungere la scuola elementare dell'Istituto San Giuseppe ad Aosta. Mathieu è accompagnato a piedi dal nonno, mentre Anna Sofia sale sull'auto del papà. Mentre Mathieu e il nonno proseguono a piedi con regolarità, Anna Sofia e il papà devono confrontarsi con il traffico urbano mattutino. È l'ora di punta. C'è chi porta i bimbi a scuola, chi si reca al lavoro. È Mathieu a varcare per primo il cortile della scuola. Ciò dimostra che alcuni tragitti cittadini, se percorsi a piedi, detengono maggiori vantaggi in termini di tempo. Finalmente anche Anna Sofia riesce a raggiungere la scuola, in tempo per la campanella, ma in ritardo rispetto a Mathieu. Anche in questo contesto si può affermare che la sfida tra pedoni ed automobile è stata vinta dai primi. A completare l'iniziativa e a dimostrare quindi che ci sono tragitti più velocemente percorribili a piedi, piuttosto che in auto, c'è un'ultima sfida in cui sono coinvolti due adolescenti. Norman a piedi e Giorgia accompagnata in auto. La stessa meta, il liceo scientifico Berard di Aosta. Il traffico dell'ora di punta mattutina fa la differenza. A piedi, Norman riesce agevolmente a destreggiarsi.
l'ambito cittadino si rivela particolarmente favorevole per i pedoni, mentre l'automobile procede a singhiozzi a causa dei rallentamenti. Norman raggiunge finalmente la scuola. Ad andatura normale ha impiegato alcuni minuti in meno rispetto a Giorgia in automobile. Anche questa sfida è stata vinta dal pedone. Gli ideatori del progetto possono ritenersi soddisfatti. In tutte le iniziative, i pedoni hanno vinto la sfida contro l'automobile, ottenendo notevoli vantaggi sia personali che ambientali.